Ben ritrovata Campania, ben ritrovati ai telespettatori di Prima TV e Telenostra in questo spazio d'approfondimento dedicato al tema dell'emergenza cinghiali che in Campania continua purtroppo e non da oggi. Le cose da fare, il lavoro da mettere a punto per superarla, ne parliamo con l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo, che ringraziamo intanto per la disponibilità. Ben trovato assessore. Grazie a lei, salve a tutti. Assessore, insomma, di lavoro da fare ce n'è e il tema è abbastanza complicato. A che punto siamo? Partiamo da qui. Ma il tema è abbastanza complicato, soprattutto perché a seguito anche della pandemia e del blocco che c'è stato di fatto delle attività per arginare la diffusione dei cinghiali, ci troviamo di fronte adesso davvero ad un'emergenza. Io ricevo quotidianamente chiamate di imprenditori di tutti i settori che vedono danneggiati le loro coltivazioni, ma nel contempo c'è anche un problema proprio di sicurezza anche nelle strade urbane. Io mi trovo qui nel Cilento e sia l'altro ieri che ieri mi sono imbattuto in cinghiali che verso le 11 di sera iniziano a perlustrare un poco la zona. La regione ha fatto tutto quello che doveva fare, diciamoci anche la verità. Questa è una specie molto prolifica e quindi c'è bisogno di un'azione su più fronti. Dal punto di vista più generale, noi abbiamo messo in campo una strategia, un piano generale che ha ottenuto anche il parere dell'ISPRA. Adesso, se si è perso un poco di tempo, io ho sollecitato quasi tutti i giorni, anche durante le vacanze, i vari parchi regionali che dovevano rilasciare un parere, e proprio questa mattina, anzi ieri pomeriggio, ho scritto alla responsabile dell'UOD dell'ambiente che in questo momento, avendo ricevuto tutti i pareri da parte dei parchi, deve adesso rilasciare il parere definitivo, dopodiché si può davvero avviare questa dare il via a questa attività in maniera strategica. Nel contempo però c'è il piano di sele controllo che abbiamo anche emanato le linee guida disciplinari, che sono state anche recepiti da tutti gli uffici provinciali, e adesso tocca ai singoli uffici provinciali, in accordo con gli ATC, a svolgere questo tipo di ad avviare nelle singole province questo tipo di attività. Con il CRUV e con l'università stiamo cercando anche di mettere in campo altre iniziative come quelle dei chiusini nei parchi, e tutto quanto necessario per consentire arginare questo fenomeno che è davvero diventato eccezionale. Assessore, da questo punto di vista lei ha chiesto insomma solerzia agli uffici, lo ha fatto anche con toni di richiamo, ha parlato insomma di alcuni... Ma sì, perché in alcuni, cioè quelli là che dipendono dal mio assessorato, li abbiamo sollecitati a fare più velocemente, perché poi non vorremmo ritrovarci con danni enormi procurati da questa specie che diventano davvero sempre più consistenti. Consideri che solo nella provincia di Avellino nell'anno 2020 abbiamo riscontrato circa €1 milione di danni solo civili. Quindi siamo davvero in una condizione di difficoltà,
e quindi nessun ritardo è ammesso, nemmeno purtroppo in questo periodo. Senta, devo dire, mi faccia riportare, come dire, la posizione di chi ha chiesto sostanzialmente o ha detto che le cose starebbero anche diversamente, nel senso che il professore Esposito della Federico II dice gli uffici territoriali anche ad Avellino hanno fatto il loro lavoro, manca il piano, mancano i piani perché manca la comunicazione all'interno della giunta tra assessorato all'agricoltura e assessorato all'ambiente, in particolare all'assessorato all'ambiente, che sarebbero ferme come dire, le valutazioni, ma le carte sarebbero pronte. Insomma, ci sono queste carte che girano così come girano i cinghiali, no? Ma magari dipendesse dalle carte e dagli accordi e diciamo, dalla comunicazione tra gli assessorati, non è affatto così. Forse il professore si riferiva ad altre fattispecie, dopo lo chiamerò per capire bene a cosa si potesse riferire, ma come ho detto prima, diciamo, c'è stata, per quanto riguarda le valutazioni ambientali ai fini della valutazione di incidenza del perfezionamento della procedura per l'acquisizione del VAS sul piano di gestione dei cinghiali, mancavano i pareri dei parchi che sono pervenuti solo l'ultimo, solo 3-4 giorni fa, e adesso gli uffici dell'assessorato all'ambiente stanno per emanare l'ultimo parere. Ma questo è un aspetto per quanto riguarda il piano di gestione dei cinghiali. La questione invece per quanto riguarda le attività di sele controllo sono, diciamo, di fatto possono essere già diciamo, operative e purtroppo c'è alcune STB, ahimè purtroppo anche Avellino, che diciamo, tardano un poco anche a ricevere diciamo, queste indicazioni. Ma non è questo il momento delle polemiche. Io, diciamo, penso che dobbiamo. Io non sono interessato a trovare responsabilità, sono interessato a trovare soluzioni. E insieme a tutti gli attori voglio individuare quella più utile per il settore. Deve considerare che solo 3 settimane fa, nell'ultima riunione della Commissione Politica Agricola della conferenza delle regioni, abbiamo posto il problema a livello nazionale chiedendo un intervento, una sorta di piano straordinario per i cinghiali a livello nazionale, perché è un problema che, diciamo, sta preoccupando la nostra regione, ma diciamo, ci sono tante altre regioni in condizioni simili alla nostra, e quindi è necessario comunque mettere in campo azioni straordinarie. Assessore, l'intervento del governo per norme o per fondi? Perché lo abbiamo detto in premessa, il sistema è complicato e c'è quasi un cane che si morde la coda. Il sistema è complesso perché ci sono normative molto molto come dire, puntuali che vanno ovviamente rispettate. C'è bisogno, ma al fondo, assessore, di risorse sicuramente per diciamo come dire, al fondo c'è la vecchia diatriba animalisti da un lato, cacciatori dall'altro. Sì, c'è anche questo, ma non, diciamo, io penso che tutte le persone sagge diciamo, in questo momento comprendano che c'è un problema che sta danneggiando l'agricoltura e che quindi dobbiamo mettere in campo azioni anche straordinarie in questo momento per superare questa criticità. Ci sono in questo momento, c'è la richiesta da parte delle regioni di intervenire sia dal punto di vista di normativo, ma soprattutto anche da quello delle risorse, per consentire anche un, come dire, un risarcimento ai tanti agricoltori che vengono danneggiati. Noi poi come PSR, anche come nuove misure, stiamo mettendo in campo delle attività per aiutare le imprese in questo tipo di difesa. Assessore,
Non glielo devo dire, certamente io lo saprà perché l'assessore Caputo è sempre sul territorio e ascolta le parti. Un po' gli agricoltori sono anche stanchi di fare la domanda per il ristoro che poi chissà quando arriverà. Ormai loro vedono il problema ancora più grande, insomma, il problema è il cinghiale in questo momento, più che il Il problema, ristoro. sì, il problema è il cinghiale, ma il problema sono anche, diciamo, l'eccessiva burocrazia che c'è nel processo nel suo insieme. Quindi adesso dobbiamo affrontare questa emergenza e cerchiamo di superarla mettendo in campo tutte le idee e tutte le energie. Non c'è assolutamente, come dire, purtroppo è un problema che è stato determinato come dicevo all'inizio, dalla Anche eccessiva dal lockdown del Covid, è dal chiaro, no? lockdown e dal fatto che diciamo, questa specie che è stata introdotta nel nostro, nella nostra regione da qualche anno è eccessivamente prolifica e in un anno diciamo con un ciclo di produzione di 3 mesi, diciamo, si riesce a riprodurre almeno 3 volte. Quindi è davvero imbarazzante, diciamo, il numero di questo tipo di animali che ci ritroviamo sul territorio. E non Ora. solo nelle campagne, ma come abbiamo avuto modo di vedere, come lo stesso assessore ha detto poc'anzi, anche nelle aree urbane, tant'è che l'assessore sta lavorando, sappiamo, anche ad un piano specifico di controlli anche per le aree urbane. Quindi, assessore, siamo in conclusione. Immagino che lei l'ha già detto, sentirà il professor Esposito, i piani di lavoro, i Ma noi portatori di siamo informazioni. in contatto quotidiano con il professor Esposito, con tutti quanti gli stakeholders, con le associazioni di categoria che ogni giorno mi manifestano. L'altro giorno con alcuni produttori di vino del Cilento che lamentavano danni enormi ai vigneti. Diciamo, c'è davvero, diciamo, Sì, perché una poi. grande preoccupazione e ci sono davvero imprenditori in ginocchio da questo punto di vista, perché dopo aver aspettato un anno. Il frutto di tanta fatica si vedono distrutto il raccolto, diciamo, da questa specie selvatica, diciamo, che talvolta davvero non lascia scampo. No, è il deprezzamento, e la qualità delle uve, quindi un. Taurasi per stare alle aree interne che viene in qualche modo toccato dai cinghiali significa poi danni per l'economia, è davvero un grande problema con tanti risvolti. Quello della sicurezza lo ha già ricordato l'assessore, che tra l'altro lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, ha ricoperto in passato anche la carica di eurodeputato, quindi sa bene quali sono i meccanismi da attivare dall'Europa passando per il governo arrivando in regione. Per trovare una soluzione le fa paura il cinghiale, assessore, ci dica la verità. O la burocrazia le fa più paura? Devo dirle la verità, personalmente l'altro ieri un po' di paura l'ho avuta perché l'ho visto, io ero protetto dalla macchina, voglio dire, mi sono immaginato, diciamo, in una condizione diversa e sinceramente un po' di timore l'ho avuto, Diciamo che in questo. anche se sono 2 metri e le gambe sono abbastanza lunghe, ma è complicato. In queste situazioni ci vuole il sangue freddo, il buon senso. Mi riferisco al problema in generale. Le posizioni precostituite, ambientalisti, cacciatori, qui non servono, bisogna fare squadra, altrimenti non ne Guardi, usciamo. ho parlato anche con ambientalisti, perché poi è pure brutto fare questo discrimine. Io penso che quando si è saggi, diciamo, si tengono conto, soprattutto il decisore politico, nel mio caso, nel caso dell'assessore all'agricoltura, io devo tenere conto di tutte le sensibilità, ma in questo caso specifico non è assolutamente questo il tema. Il tema è come dire, l'eccessiva burocrazia determinata dalle norme in vigore. Noi siamo in attesa per poter attivare questo piano strategico per il cinghiale, siamo in attesa delle varie autorizzazioni, Lo dico io a beneficio di chi ci ai ascolta. parchi abbiamo dovuto chiedere 2 volte i pareri e solo per rilasciare l'ultimo
un ultimo parere, dopo il parere dell'ISPRA abbiamo atteso 2 mesi, quindi siamo davvero in una condizione, chiamandoli tutti i giorni, ma perché ogni singola amministrazione ha le sue regole, ha i suoi tempi, per l'amor di Dio, ognuno, però purtroppo a volte questo insieme di situazioni determina poi dei danni al sistema nel suo complesso. E non aiutano gli incendi che si stanno verificando sul territorio campano e non aiutano le norme, perché bisogna intervenire in qualche modo con i criteri selettivi, però poi si rischia penalmente, insomma resta una specie protetta, bisognerebbe intervenire, lo diceva il professor Esposito, sulla fascia giovane della popolazione ungulata, mettiamola così, ma lì rischi una denuncia penale, quindi serve la cornice nella quale agire. Il punto è che non se ne esce mentre c'è l'emergenza e vivremo settimane difficili. Il lavoro credo che sia più di prospettiva, assessore, e con questo la salutiamo. Sì, è un lavoro di prospettiva al quale, diciamo, ci stiamo preparando in queste ore, però non trascurando, diciamo, l'aspetto ordinario, l'aspetto dell'intervento immediato che è necessario per arginare quantomeno i danni ed evitare che, diciamo, si continuino a registrare situazioni così straordinarie. È una situazione davvero complessa nella quale, diciamo, la ricetta sicuramente non la possiamo avere, perché è un fatto, come dire, è la natura che in qualche modo deve trovare anche il proprio equilibrio. L'uomo ci ha messo le proprie mani, mettendo inserendo anche delle specie a volte in maniera un po' superficiale, e adesso dobbiamo determinare un nuovo equilibrio. E il ritorno dei lupi potrebbe aiutare in questa situazione, sempre a proposito. È la natura, diciamo, che diciamo, diciamo in qualche certo modo trova il suo equilibrio. Noi dobbiamo fare in modo di non di aiutare la ricostituzione di questo ecosistema che diciamo non può che essere equilibrato, grazie a Dio, diciamo. Le leggi della natura ci aiutano anche a pensare positivo. A proposito di equilibrio, lei lo sente, l'assessore Bonavitacola, vero? Non c'è un problema di comunicazione, ci rassicuri. Assolutamente no, ma non ho capito davvero che cosa volesse dire il professore Esposito. Lo chiamo in questo momento perché non vorrei... Diciamo forse gli uffici più che l'assessore, insomma, i vari... No, forse si riferiva a questo parere che effettivamente di una UOD dell'assessorato all'ambiente, penso che l'assessore non ne sappia proprio nulla, è una procedura del tutto, come dire, automatica, e sono pochi giorni che l'assessore che questa UOD può rilasciare il parere, avendo ricevuto i pareri dei vari parchi. Mettiamola così, come lei fa pressing sugli uffici, forse si chiedeva che anche il suo collega facesse altrettanto. Immagino, poi sentirà Esposito e vi chiarirete. Intanto, assessore, la ringrazio davvero. Sono io che ringrazio lei, poi ci aggiorneremo nelle prossime settimane sperando di aver raggiunto qualche risultato in questo settore. E soprattutto sperando di aver dato agli agricoltori e ai cittadini maggiore sicurezza. Grazie davvero all'assessore Nicola Caputo, buon lavoro. Grazie, e ci ragioneremo più avanti. Grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito sin qui, i riflettori continueremo a tenerli accesi su questo tema così complicato, delicato, urgente al tempo stesso. Buon proseguimento con i nostri programmi.